Seconda bobina targata Asufilm, questo è un PTG e ora andiamo a farci qualche stampa. Se sei interessato alla stampa 3D, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella. Giro l'ho stampata un po' più corta, visto che non avevo necessità di testare tutte quelle temperature. Come al solito iniziamo con la temperatura del piatto, che è quella più alta, e in questo caso la bobina, essendo stampabile a 210-230 gradi, ho iniziato con il primo layer a 235 gradi, poi 230, 225, 220, 215, 210, e si può notare bene che nelle temperature questo intorno qua, quindi 235-230, squaglia un po' troppo, quindi la temperatura è un po' altina, senza parlare ovviamente quella ancora più vicina al piatto, mentre abbiamo questo range qua che possiamo vedere essere un range intermedio 215-220 gradi, dove qui il materiale risponde molto bene. Infatti, dopo aver stampato ben due temp tower, ho deciso di utilizzare come primo strato durante le stampe 220 gradi e poi andare a stampare 215 tutti i restanti layer. Ok, eccoli qua, iniziamo con questo, che è quello stampato con un parametro ad 1, e andando a fare una misurazione precisa qua, ecco qua che possiamo vedere che ad esempio in questo caso il lato di qua misura 83-84, insomma rispetto ai 48 previsti il parametro flow 1 è eccessivo. Passando quindi il secondo, che ha 0.8 il parametro flow, ovviamente ottenuto secondo la solita formula. Se vado a misurare il lato, ecco che ottengo una misurazione di 0.48, che è quella richiesta in quanto impostata nello slicer. Partiamo da questa, che è la prima stampata senza considerare il fenomeno della retraction, e qui abbiamo un risultato veramente discreto. Non dico buono perché non è un buon risultato, però essendo PTG e la retraction, quindi i problemi di retrazione qua del filamento, sono veramente discretamente contenuti. Sono quindi passato come solito allo step di 2, quindi stampato con 2 mm di retraction e 30 mm al secondo nello slicer, ed ecco qui che il problema viene risolto. Abbiamo un pochettino dei tagliettini qua che possiamo ancora ridurre, magari maggiormente aumentando la distanza di retraction, ma comunque il fenomeno è facilmente controllabile. Abbiamo un'ottima gestione delle stampe su grandi angoli, infatti non ci sono problemi particolari, quindi neanche nei gradi qua alti, quindi intorno ai 75-70 gradi, non ci sono particolari problemi, ovviamente si cominciano a notare le differenze, ma comunque accettabilissimo. Test superato. Come si può notare, ovviamente essendo PTG e avendo quindi bisogno di essere stampato a velocità notevolmente più basse rispetto ad altri materiali, ecco qui che la stampa su vuoto si fa sentire come pecca per il materiale. Infatti per ottenere dei ponti su stampa sul vuoto decenti occorre avere una discreta velocità in modo da riuscire a recuperare il materiale e mantenerlo retto, e ovviamente in questo caso avendo le velocità basse è difficile ottenere tale risultato. Pertanto sono un po' di problemi sulla stampa di vuoto, quindi occhio nelle circonferenze, occhio nei ponticelli come in questo caso, perché se troppo distanti potrebbero cominciare a dare problemi seri. Le barchette, iniziamo con questa, stampata a risoluzione 0.32, l'80% del nozzle a 4 mm, ed ecco qui che la stampa è uscita discretamente bene. Come parlavamo prima della stampa su vuoto, sopra qui gli archetti abbiamo dei problemini, anche qui abbiamo, come si può vedere, del materiale che comincia a colare quando si arriva di qua. La stessa cosa qui nel tetto, dove ci sono questi filamentini che leggermente vengono a colare. Circonferenza discreta, qui lo stesso, problemini di qua,
la superficie è discretamente liscia, si vede in alcuni punti si vede bene il distacco di layer, comunque la risoluzione è discretamente bassa, quindi in realtà ci sta. Invece di risoluzione 0.2 mm, ecco qui che i risultati migliorano, i dettagli vengono fuori e si recupera anche qualcosina nella stampa su vuoto, perché effettivamente nell'arco qua sopra c'è un pochino di imperfezione perché è presente, ma molto più contenuta rispetto alla versione 0.32. Stessa cosa di qua. Riempimenti ben riusciti, il colore è fedelissimo alla bobina, quindi stampato rimane del colore effettivo. Quindi questo è il risultato. Passiamo ai moschettoni, uno già assemblato in precedenza, uno che lo vado a fare ora per mostrare in diretta la facilità di incastro dei componenti stampati. Ecco qua, come vedete, nessun problema, si inseriscono perfettamente. Quindi i pezzi sono dimensionalmente corretti dopo la stampa e dopo il raffreddamento, perché questo qui l'ho lasciato raffreddare, questo l'ho assemblato subito dopo la stampa. Il funzionamento c'è. E andiamo a vedere la resistenza meccanica. Ne ho fatti due di dimensione standard, uno leggermente più grande. Vado a provare a piegare questo, vedere come si comporta. Ok, ci siamo, è una buona resistenza. E qui si vede il PTG, appunto, come già visto nell'altro test, si vede il PTG che offre una notevole resistenza in più rispetto agli altri. Ah, veramente molto resistente. Passiamo a quello più grande, sempre per vedere come regge. Ricordo che sono sempre comunque stampati col 30% di infili in tutti quanti i test, sia dimensione piccola che dimensione grande. Vado a provare a piegare questo. Ok, comunque l'adesione tra i layer è molto molto buona ed è un filamento discretamente elastico, infatti prima di rompersi si piega completamente, dopo ovviamente notevole flessioni comincia a cedere il filamento. Ecco qua, comunque necessita di una discreta forza per essere strappato in trazione o flessione. L'oggettino extra finale che ho voluto stampare è una statuetta del logo di Octoprint. Non so se conosci Octoprint, qui in alto ti lascio una guida che ho realizzato, è un software che si va ad accoppiare con le stampanti 3D per offrire delle funzionalità esterne grazie all'ausilio di una Raspberry Pi collegata ad essa. Questo è il logo del software, appunto è verde nativamente, quindi ho deciso di sfruttare il materiale per stampare questa piccola statuetta. Il risultato è più che discreto, ci sono questi problemini qua che derivano da, come detto durante la recensione, dalla stampa su vuoto che ha un pochino di problemi nell'adesione. In linea generale i problemi sono stati pochi, qui dietro in realtà si può vedere che ci sono dei difetti. La stampa è discretamente semplice perché il piatto l'ho tenuto riscaldato sui 50-60 gradi, non ho utilizzato lacche o altri ricolli in PTG, solitamente non mi serve. Non è difficile staccare l'oggetto stampato dal piatto una volta ultimato, infatti basta farlo raffreddare con una piccola spatola, viene via senza alcun problema e una volta raffreddato mantiene le dimensioni stampate, quindi richieste, senza alcun problema. Se sei interessato alla bobina appena vista, in descrizione ti lascio un buono sconto del 10% valido nel sito azurfilm.it per avere accesso a queste bobine ad un prezzo vantaggioso. Ti ricordo inoltre che qui sopra trovi la mia playlist dedicata alle recensioni dei filamenti 3D, più sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!